Modena al soccorso festeggia i 20 anni di attività. Venerdì a Palazzo Ducale in un convegno si traccerà un bilancio delle attività svolte e verranno delineati gli scenari futuri. Vediamo. Quando venne istituita, la centrale operativa di Modena Soccorso rispondeva a circa 10.000 richieste di intervento all'anno. 20 anni dopo, i numeri testimoniano come la mole di lavoro del 118 sia parecchio aumentata. Nei primi 6 mesi del 2010 sono state 31.000 le chiamate ricevute e gestite, 63.000 nell'arco del 2009. In 20 anni è mutata anche la gestione delle emergenze nella nostra provincia e Modena Soccorso si conferma sempre più come interfaccia tra cittadini servizio sanitario, ma al contempo la struttura evidenzia il bisogno di affinare la capacità di screening per ottimizzare quella che è la missione della centrale operativa. Nel complesso del totale delle chiamate si può evincere che il numero di interventi che vengono fatti per i codici di maggiore gravità rimane costante, mentre invece stanno aumentando in modo significativo le chiamate per codici di minore gravità. La casa appare il luogo da cui proviene il maggior numero di richieste di intervento, circa 18.000 nel primo semestre per problemi prevalentemente internistici, patologie non traumatiche, problemi respiratori e malori. In fase di sviluppo anche le reti trauma, ictus, infarto, che consentono agli operatori del 118 di dialogare in tempo reale con i reparti interessati per indirizzare il paziente all'unità più idonea. Tra le novità messe in campo spicca una sperimentazione sul l'utilizzo di un dispositivo meccanico per le compressioni toraciche esterne, ovvero il massaggio cardiaco in caso di infarto. Abbiamo quindi sentito, la centrale operativa compie 20 anni, abbiamo sentito momenti di bilancio ma anche di progettazione per il futuro. Ne parliamo con la nostra ospite in studio del nostro telegiornale di questo pomeriggio, la dottoressa Marilena Campisi, che è direttore di Modena Soccorso del 118. Tanto grazie per aver accolto il nostro invito, dottoressa Campisi, grazie per voi. Essere qui con noi. Quindi dicevamo un momento di bilancio ma anche di progettazione per il futuro. Certo, un momento di bilancio perché proprio questi 20 anni sembra che siano passati in un attimo, ma tante cose sono cambiate, fortunatamente in meglio. Siamo partiti in quel tempo, io non ancora presente, ma insomma il mio predecessore, il dottor Castellini, che insomma ha avuto l'idea di far nascere il 118 a Modena, si era impegnato all'inizio anche con pochi mezzi, con poche risorse. Ricordo sempre che a quel tempo le ambulanze partivano dai pronti soccorsi senza professionisti a bordo, che caricavano i pazienti e li portavano alla Bella e Meglio in ospedale. Quindi le cose sono tante cambiate. Adesso abbiamo professionisti che lavorano in centrale operativa, che lavorano sui mezzi di soccorso, che quando arrivano sul posto mettono in campo le manovre rianimatorie o di primo soccorso necessarie per il paziente e che ancora di più fanno quello screening necessario a poter individuare per il paziente, per quel paziente determinato, l'ospedale più giusto nel più breve tempo possibile. È un'esperienza che abbiamo maturato anche venendovi a trovare direttamente proprio nel momento della vostra attività, e quindi vi ringraziamo anche per la vostra apertura, per avercelo permesso, per far conoscere la vostra attività ai nostri cittadini. Dicevamo com'era e com'è adesso. Ci immaginiamo naturalmente anche una grande preparazione per gli operatori, una grande formazione alle spalle per raggiungere gli obiettivi che avete ottenuto. Assolutamente è così. I nostri operatori, che sono infermieri, ma anche gli autisti soccorritori, i medici, i coordinatori che lavorano sia in centrale che sul territorio, quindi nel momento del primo soccorso, sono operatori che hanno una grande competenza professionale. Noi dedichiamo tantissimo tempo e spazio alla formazione, perché è importante che riceviamo la formazione sotto tutti gli aspetti sanitari ma anche di supporto all'utente che chiama, quindi degli aspetti psicologici che nel momento in cui il paziente contatta, in un momento di assoluta drammaticità, consentono all'operatore di poterlo gestire nel miglior modo possibile. Operatori che hanno una competenza quindi estremamente elevata, e non dimentico però che dal sistema fanno parte anche tante associazioni di volontariato, perché il nostro è un sistema che, come diciamo sempre, è un sistema in perfetto equilibrio tra sistema istituzionale, sistema sanitario nazionale e volontariato, quindi Croce Rosse, pubbliche assistenze che sono diffuse capillarmente sul territorio, e anche le Misericordie d'Italia ci danno un aiuto assolutamente validissimo. Che cosa pensate di mettere ancora in campo per un servizio così importante per la popolazione? Una rete sempre più efficiente, assolutamente, una rete sempre più efficiente, sempre più omogenea sul territorio, in grado
grado di dare una risposta equa per tutti i cittadini del nostro territorio provinciale. Quindi sicuramente il miglioramento per quei pazienti cosiddetti critici e che hanno le patologie che dipendono, il cui esito dipende dal tempo di intervento, quindi penso all'infarto miocardico acuto piuttosto che all'ictus, che al trauma, che sono patologie in cui bisogna intervenire presto e bene, fare uno screening adeguato sul territorio per indirizzare il paziente nel luogo dove riceverà, nell'ospedale dove riceverà la migliore cura definitiva. Naturalmente le auguriamo buon lavoro, ma vi diciamo anche grazie per il lavoro che state svolgendo. Grazie per tutta a voi, la per l'interesse che manifestate per il nostro sistema e per l'educazione sanitaria al cittadino, che ci consente veramente di passare le informazioni giuste. Grazie dottoressa Campisi, noi continuiamo con le altre notizie del nostro